Ciao a tutti amici, oggi vi voglio parlare di una cosa che non mi piace degli Stati Uniti. È incredibile, è bevuto. No, è l'unica che devo dire, secondo me ce ne sono poche di cose che non mi piacciono degli Stati Uniti. Una, gravissima, importantissima, è l'assicurazione medica. Perché ieri, adesso me l'ho chiuso, però ho visto il film, il nuovo film di Michael Moore, Sicko. Voi direte, Sicko? No, si pronuncia Sicko. E praticamente parla del come funziona la sanità negli Stati Uniti. Ci vuole, come ho già spiegato in video passati, ci vuole un'assicurazione medica. Se non ce l'hai, o vai a cioè, se in caso di emergenza non è che ti lasci in mezzo strada, ti portano a un centro, a un ospedale per i poveri, dopo dove ti trattano anche male, ti curano poco. Però questo problema qua, cioè non è che è una cosa che, cioè, che tutti gli americani hanno l'assicurazione medica. Ci sono 50 milioni di americani che non ce l'hanno. Non dico 10, 50 milioni, un sacco. Infatti, che ho fatto anche un compito in classe a scuola, quindi ho dovuto fare delle ricerche. Praticamente 50 milioni e poi l'unico paese industrializzato di tutti, cioè Germania, Inghilterra, Italia, tutti ce l'hanno, solo gli Stati Uniti non ce l'hanno. L'unico paese industrializzato occidentale che non ha l'assicurazione medica sono gli Stati Uniti, una cosa incredibile. Poi la cosa strana è che quando l'ho fatto sto compito per la scuola, il professore non era d'accordo con me, a lui gli voleva l'assicurazione, perché dicono, ah, se non c'è l'assicurazione con lo Stato paga per te, dopo non hai il massimo delle cure. Ma non lo so, lì nel film hanno fatto vedere, in Inghilterra va benissimo, in Germania benissimo, addirittura a Cuba, che uno pensa Cuba una merda, invece cioè magari non è che è ricca, però anche lì tutti l'assicurazione, come in Italia, insomma, l'Italia non l'hanno messa come esempio, però vi posso dire. Comunque all'inizio del film fa vedere uno che si era tagliato le dita, no? Con una sega elettrica, no? Allora è andato all'ospedale e non aveva assicurazione medica e gli hanno detto, allora ti possiamo riagganciare le dita, questo qua 12.000 euro e questo qua 60.000 euro, 60.000 dollari. Allora lui, siccome non aveva tanti soldi, ha scelto di riattaccarsi solo l'anulare. Cioè, è stranissimo, non c'è proprio il tariffario, perché il medio costa di più, perché puoi fare così, non è che puoi fare così. Devi fare, allora lui ha scelto 12.000, poi un'altra che, perché poi anche se hai l'assicurazione medica non ti pagano tutto, e poi se succede qualcosa loro le assicurazioni all'inizio te la danno facile, anche a me non mi hanno fatto neanche una visita, no? Però se succede qualcosa dopo vanno a vedere tutto indietro, anche di 5 anni se avevi una condizione preesistente. Infatti c'erano questi qua che avevano aveva una malattia, ha avuto 3 attacchi, infarti, no? E invece lei è successo, si è preso il cancro, no? Allora sono andati a vedere condizioni preesistenti, track, non gli volevano pagare niente. E infatti dopo hanno dovuto vendere la casa, dopo sono andati a abitare in una casettina piccola con i loro figli, no? E uno schifo proprio, cioè è stranissimo. E poi loro guardano le condizioni preesistenti, no? Poi, se invece, soprattutto nei casi di cancro, cose così strane, che magari la cura non è che c'è, e i medici ti fanno provare delle cure nuove, un po' alternative oppure sperimentali, non te li pagano. L'assicurazione dice cure sperimentali sono fuori, allora niente. Poi quelle medicine lì costano un casino, cioè possono costare anche più di $1,000 al mese, cioè per l'AIDS. Io mi ricordo nella mia ricerca avevo trovato delle medicine che costavano $10,000, un boccetto, quelle non te le paga niente, no? Allora niente, è stranissimo. È solo che è difficile cambiare le leggi, perché poi la gente, cioè se alla gente, soprattutto i repubblicani, no, che sono a favore di Bush, gli dici facciamo la cosa sociale, no? Assicurazione sociale, loro pensano subito al comunismo e al socialismo, no? Proprio identificati. Allora per dire, loro pensando a quello pensano a questo, e quindi dicono il comunismo fa schifo e allora tutto merda, no?
invece secondo me è sbagliato, perché così. E poi spesso nei forum così, quando si parla male degli americani, no? O si dice del solito poliziotto che ha tesserato uno ed è morto, o si dice Bush che manda le bombe. Invece questo è un fatto che magari all'estero non si sa bene, però questo è molto più grave, molto, di un tesserato del cavolo, ubriaco, che scende e poi vuole avere ragione lui, no? Poi, no? E invece questo è un problema molto più grave, perché ci affligge anche me, è quello. Invece il tesserato non ce ne frega niente. Invece quando vogliono creare una lite, parlare male degli Stati Uniti, sempre questa storia, o delle armi o dei tesserati. Basta con questi tesserati, siamo rotti. E invece questa qua è stranissima, no? Infatti, ve l'ho già raccontato, io quando sono andato all'ospedale che avevo l'appendicite. Ah, poi è bellissimo, perché siccome l'assicurazione, io ce l'avevo l'assicurazione, no? Dalla scuola, poi vi racconterò come è finita, no? Siccome l'ospedale c'è l'assicurazione che paga sotto, l'ospedale ti fa tutto, il mondo! Cioè, entri dopo 5 minuti, c'è già il dottore, poi io non è che stavo morendo, mi faceva male la pancia, era più un appendicite, subito l'attacco, via, un attacco, tanto cosa vuoi, sono solo 4.000 dollari, tanto paghi te o paga l'assicurazione, che ci frega. Allora poi mi hanno fatto le lastre, mi hanno fatto tutto, no? Poi ti mettono nella stanza, c'è la TV, c'è un sacco di comfort. Però niente, no? Invece io avevo l'assicurazione della scuola che era un po' una stronzatina. Alla fine non volevano pagare quelli dell'assicurazione e l'ospedale dopo viene da te, non è che va a rompere le scatole dell'assicurazione, no? Allora mi è arrivata la bolletta da 12.000 dollari, no? Tutta la progressione per l'appendicite era 17.000 dollari, no? Avete detto, sono carissimi, no? Beh, anche in Italia, cioè dappertutto, secondo me le operazioni sono care, solo che in Italia non te ne accorgi perché non le paghi. Comunque 17.000 o 11.000 dollari, dopo siccome sono andato a quelli della scuola, quella della scuola aveva fatto una petizione, sono studente poverello che non compro neanche ciuschi. Allora me li hanno abbonati, però di solito non te l'abbonano. Poi non è che, vai, ti arriva una bolletta da 12.000 dollari, non è che la devi pagare subito, subito. Dopo loro ti fanno le rate, e dopo così fanno i soldi, no? Invece in Inghilterra non si fa niente. Poi sono andati a Cuba, l'unico posto negli Stati Uniti dove c'è l'assicurazione sanitaria gratis è a Guantanamo. Hanno fatto vedere che i prigionieri hanno tutti. Cioè vengono fatti i test tutti i giorni gratis, si ammalano, non so, una contraddizione, no? Allora Michael Moore è andato lì, voleva andare a Guantanamo, fa casino, poi l'hanno fatto entrare, allora è andato a Cuba all'ospedale, hanno fatto vedere lo stesso prodotto, stesso prodotto farmaceutico che negli Stati Uniti lo vai a comprare e spendi 100 dollari, lì costava 3 pesos, costava 50 cents, no? Allora, niente, risoluzioni per questo problema per il momento non ce ne sono. L'unica è votare Hillary Clinton, che è dalla parte dei democratici, però non si sa, non è che arriva l'Hillary. A parte che una donna sarà difficile farla eleggere, anche se molti pensano. E poi anche Bill Clinton era a favore di questo, però poi alla fine non ha fatto niente. Cioè non è che magari voleva farlo, però. È difficile, come dire, domani togliamo le pistole. È difficile perché sono un sacco che le vogliono. E quindi è un problema molto grave, che non è che mi piace molto. Però è così. Guardatelo tutti, sicco! Non so se in Italia avrà molto successo perché è una cosa americana e basta. Però è molto bello. Michael Moore mi piace, poi sei anche molto bello come uomo. Allora, per questo è tutto. Ciao! Ciao, Linus!